L'imperativo, rialzarsi subito, malgrado il KO col Pineto, assolutamente meritato, squadra viva e intensa. Sabato alle 17.30 c'è Gubbio Pescara diretta in chiaro su Rete 8 con ampio pregare, a partire dalle 16.30. Erasmo Moulet pronto alla prima da titolare, rimpiazzerà lo squalificato Brosco, fuori per lo stesso motivo anche Plizzari. Per il 25enne difensore centrale è una grande opportunità, finora infatti solo due spezzoni di gara contro Pianese e Perugia per complessivi 69 minuti. Moulet giocherà al centro della difesa in coppia con Pellacani. Sarà debutto da titolare anche per il portiere Ivan Saio, che invece sostituirà lo squalificato Plizzari, espulso al 52esimo della sfida casalinga di lunedì scorso contro il Pineto. Per il 22enne portiere scuola Sampdoria sarà la terza presenza in campionato. In precedenza Saio aveva rilevato Plizzari infortunatosi al gomito all'intervallo del match di Rimini dello scorso 7 settembre. Gubbio privo degli squalificati Iaccarino, due turni di stop, e Corsinelli, una giornata. Entrambi sono stati infatti espulsi nel corso della sfida persa domenica scorsa ad Ascoli per 1-0. Altresì fuori gli infortunati di Massimo Giovannini, rottura del crociato, difficile il recupero dell'ex Tommasini alle prese con un problema di natura muscolare. Di contro rientrerà il play Proietti, altro ex. Scontato il ritorno alla difesa 3. Il match in programma sabato alle 17.30 sarà diretto da Leonardo Mastro Domenico della sezione di Matera. Quarto anno in C, il fischietto lucano non ha mai arbitrato i biancazzurri. Una volta invece il Gubbio la scorsa stagione a Pesaro, dove l'11, allora allenato da Braglia, si impose per 3-1.